sottoscritto in provincia, a Macerata, un protocollo d'intesa per favorire la raccolta, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti agricoli e, uno dei primi casi in Italia, anche i rifiuti di natura medico-veterinaria. Il presidente Antonio Pettinari, che ha riunito intorno al tavolo i rappresentanti di Coldiretti, Confederazione Agricoltori, Unione Agricoltori, Copagri e Ordine Provinciale dei Medici Veterinari, ha ricordato come l'impresa agricola, benché non produca rifiuti in misura maggiore di altre attività, è quella che più di altre trova difficoltà sia nella fase di smaltimento sia nell'affrontare le tante incombenze che le normative regionali, nazionali e comunitarie impongono a tutela della salubrità e dell'ambiente. È un ulteriore tassello che aggiungiamo a un protocollo d'intesa che già era stato sottoscritto nel 2004. Alcuni rifiuti erano già ricompresi in quell'accordo, oggi aggiungiamo anche i rifiuti veterinari, ora che interessano soprattutto le imprese naturalmente che hanno gli allevamenti. Ora, perché è importante? Perché naturalmente da una parte favoriamo lo smaltimento e quindi il rispetto, la cura, il mantenimento dell'ambiente, del paesaggio, della natura, ma dall'altra occorre semplificare queste azioni di smaltimento, quindi potrà l'operatore rivolgersi a uno dei 20 centri di raccolta, delle 20 isole ecologiche organizzate nel nostro territorio e con una semplice adesione, sottoscrivendo un modo, potrà appunto conferire questi rifiuti che erano oli esausti, batterie, gomme e quant'altro e fitofarmaci e in questo caso appunto anche i rifiuti veterinari.